L'incredibile bellezza, intelligenza e versatilità del pastore tedesco hanno fatto sì che sia considerata una delle razze di cani più amate e apprezzate in tutto il mondo. Per questo motivo, oggi ti presentiamo 10 curiosità sulla sua storia, personalità e cure. Attualmente associamo il pastore tedesco al cane poliziotto, tuttavia, come suggerisce il nome, questa razza è stata usata per il pascolo, soprattutto di pecore, nei campi della Germania. Le sue origini di cane da pastore risalgono alla fine del XIX secolo e grazie alla sua grande intelligenza e predisposizione per l'allenamento, il pastore tedesco è diventato una delle razze più versatili, sviluppando una gran varietà di compiti, sport e varie attività. La versatilità del pastore tedesco in tutte le attività che è in grado di svolgere non è casualità, ma deriva dalle sue capacità cognitive, fisiche ed emotive privilegiate. I pastori tedeschi si classificano al terzo posto nella classifica dei cani più intelligenti del mondo. Inoltre, la sua natura attenta, equilibrata, sicura ed estremamente fedele ai suoi tutori facilita il suo addestramento e lo rende un cane tuttofare. Il pastore tedesco è da ormai molti anni uno dei cani più popolari e amati in tutto il mondo. Probabilmente deriva dalla combinazione perfetta del suo aspetto nobile, la sua intelligenza notevole, la grande sensibilità e il suo temperamento affidabile e obbediente. Con i membri del nucleo familiare sono straordinariamente fedeli. Quando sono educati e socializzati correttamente, possono andare d'accordo con bambini, mostrando un carattere molto affettuoso e protettivo, oltre a poter vivere pacificamente con altri animali. Il cane Rin Tin Tin, protagonista delle avventure di Rin Tin Tin, è stato probabilmente il più famoso pastore tedesco del cinema, ma ce ne sono molti altri. Rex, un poliziotto a quattro zampe o Io sono leggenda. Logicamente, diversi cani di questa razza hanno partecipato alle registrazioni per dar vita ai personaggi. Il pastore tedesco è una delle poche razze che ha accompagnato l'esercito tedesco nelle due guerre mondiali in cui il paese è stato coinvolto. Quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale, la razza era ancora relativamente giovane e le autorità tedesche non erano così sicure delle loro prestazioni in questo contesto. Durante i duri anni della guerra, i pastori tedeschi hanno aiutato a trasportare messaggi, localizzare soldati feriti e pattugliare insieme agli ufficiali. Il suo carico e le sue capacità furono così sorprendenti che persino i soldati alleati tornarono nei loro paesi con grande ammirazione sulle doti dei pastori tedeschi. Grazie a tutto ciò, la razza inizia a essere conosciuta fuori dalla Germania e ottiene popolarità in altri paesi. Già nella Seconda Guerra Mondiale, il pastore tedesco era una razza famosa in Europa e negli Stati Uniti, ma le sue abilità impressionarono di nuovo i soldati nel conflitto. Nonostante il suo comportamento equilibrato, il pastore tedesco può diventare un po' ghiotto, mangiare troppo o troppo velocemente. Come tutor di un pastore tedesco, dobbiamo stare attenti a queste cattive abitudini alimentari, sia per prevenirle che per curarle rapidamente. L'ideale è dividere le quantità giornaliere di cibo in almeno due pasti, così non rimarrà così tante ore senza mangiare. Sebbene sia un cane forte e resistente, il pastore tedesco mostra una predisposizione genetica a sviluppare varie malattie degenerative. L'enorme popolarità delle razze e la ricerca di standardizzare le sue caratteristiche fisiche hanno portato a incroci indiscriminati, che fino ad oggi si riflettono nella salute del pastore tedesco. Le regioni più sensibili del suo corpo sono l'addome e l'estremità, dal momento in cui il pastore tedesco è una delle razze di cani con più probabilità di sviluppare displasia dell'anca o del gomito. Tuttavia, esistono anche altre malattie comuni nel pastore tedesco, come ad esempio epilessia, problemi digestivi, nanismo, eczema cronico, cheratite e glaucoma. Il tipo di mantello accettato per questa razza ha generato molte controversie perché esistono tre varietà. Tuttavia, lo standard ufficiale della razza prevede l'allevamento delle varietà a pelo lungo e a pelo corto, entrambi con sottopelo. Il mantello esterno deve essere duro, dritto e il più denso possibile, mentre la lunghezza del pelo può variare a seconda delle regioni del corpo del cane. Allo stesso modo, il pastore tedesco non è riconosciuto come un cane dal pelo lungo. Va anche notato che sono ammessi colori diversi per il mantello del pastore tedesco. Oltre ai soliti esempi tradizionali di nero solido o di nero con sfumature rossastre, possiamo trovare anche pastori tedeschi con diverse tonalità di grigio. Tuttavia, il bianco non è ammesso fra i colori previsti dallo standard ufficiale della razza. Il
pastore tedesco è uno dei cani più affidabili tra tutte le razze canine conosciute. Non sono aggressivi e molto meno cattivi per natura. Al contrario, tendono a mostrare un comportamento equilibrato, obbediente e vigile. Tuttavia, come sottolineiamo sempre, il comportamento di un cane dipenderà in gran parte dall'educazione e dall'ambiente offerto dai suoi tutor. Sfortunatamente, la gestione scorretta o irresponsabile di alcuni tutori può portare a situazioni indesiderate che coinvolgono i loro cani. Per questo motivo è fondamentale prestare particolarmente attenzione all'educazione e alla socializzazione dei nostri migliori amici, indipendentemente dalla loro razza, età o sesso. La prima scuola di cani guida chiamata The Seeing Eye fu creata negli Stati Uniti e il suo cofondatore, Maurice Frank, viaggiava tra il suo paese natale e il Canada per promuovere l'utilità di questi cani addestrati. Così i primi cani addestrati ad assistere persone non vedenti erano quattro pastori tedeschi: Judy, Meta, Folly e Flash. Ed ecco la nostra lista completa di curiosità sul pastore tedesco. Se non sei rimasto soddisfatto e vuoi saperne ancora, non preoccuparti, ti forniamo i link della razza, sia nella pagina web che sul nostro canale YouTube. Non dimenticare di lasciarci i tuoi commenti per dirci cosa ne pensi e quali video vorresti vedere. Dai un like e iscriviti al nostro canale. Alla prossima!